Buonasera a tutti da Meteo Groane, benvenuti come sempre alle previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni. Questa sera registro il bollettino appunto di sera e non la mattina, proprio perché per annunciarvi, come abbiamo già detto nei bollettini precedenti, che è alle porte il peggioramento previsto. Una perturbazione valicherà le Alpi. E di conseguenza ci saranno precipitazioni a carattere temporalesco tra qualche ora, cioè nella notte, nelle prime ore della mattina di domani. Passiamo a vedere innanzitutto le temperature di oggi, la minima e la massima. Ecco, come vedete, bollate 25, cesate 29 e Ceriano Laghetto 18 e 4. Temperature non altissime come minime. Le massime oggi qualcosina in meno rispetto a ieri, 32,3 bollate, 31,7 cesate, 31,3 Ceriano Laghetto. Queste temperature possiamo dire che per questa decade di luglio, la più calda dell'estate, sono abbastanza in media. L'immagine del satellite che adesso vi mostro è abbastanza eloquente, vi fa vedere, ecco, la perturbazione, la vedete indicata dalla mia freccia, la perturbazione che sta per avvicinarsi alle Alpi. Ce n'è una di perturbazione che è questa, è quella che comincerà a dare i primi segnali del cambiamento. Ecco, siamo più o meno alle ore 19, questa immagine, vedete come le nuvole cominciano ad entrare. Già i primi temporali si sono verificati in Valtellina, Sondrio, ha avuto una grossa precipitazione, un grosso temporale poco fa, qualche ora fa. Ecco, vi faccio vedere anche quest'altra immagine. Molto bella delle precipitazioni che nel tempo, vedete qua, lo vediamo benissimo, si verificheranno appunto durante la notte. Come vedete, ecco, ci saranno vedete le precipitazioni già sulla Francia, sulla Svizzera, naturalmente, su tutto l'arco alpino, che si propagano da ovest verso est. Ecco, qua la sequenza, la possiamo vedere, ecco la sequenza, pian pianino, vedete come verso le 4, le 5 del mattino, ecco, le precipitazioni aumentano. E il clou delle precipitazioni, infatti, è proprio previsto tra le 4 e le 8 di domani. Vediamo allora a questo punto l'immagine di Reading, il nostro modello di riferimento per le previsioni. Ecco, vedete il campo di alta pressione che si stende dalle Azzorre e arriva fino all'Italia, questo è oggi, e per la giornata di domani vedete, ecco, la flessione proprio sull'Italia e il passaggio di questo cavetto instabile con la connessa perturbazione. Sabato però c'è già una rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che garantirà un miglioramento del tempo e così anche le 72 ore, cioè domenica, e poi ancora di più lunedì e martedì. Dopo, più avanti, vedremo che ci sarà ancora un gioco tra alta e bassa pressione. Quindi ci saranno dei giorni caldi, ma seguiti anche con delle piogge, dei temporali rinfrescanti. Questo naturalmente lo vedremo per l'inizio di agosto, ma fra qualche giorno. Passiamo allora a vedere la previsione, che ci attende per i prossimi giorni. Domani, vedete, al mattino, soprattutto anche nelle ore presto del mattino, temporale anche di forte intensità e precipitazioni caratterizzeranno questo momento. Al pomeriggio ci saranno delle schiarite, ma ci sarà ancora la possibilità di qualche altro temporale. Migliora un po' la sera. Temperatura più 19 la minima, più 27 la massima, vedete in diminuzione rispetto a oggi di circa 4 gradi. Sabato, ecco una bella giornata estiva, molto accettabile, più 17 la minima. E più 30 gradi la massima. Domenica 26 cominciano a riaumentare le temperature e anche l'umidità, diremo, e ci sarà anche qualche nuvola che disturberà naturalmente la visione del cielo e quindi del sole. Più 19 gradi la minima e più 31 gradi la massima. Bene, ho concluso anche per questa sera. Vi auguro una buona giornata di venerdì 24 luglio. Vi dico solo di fare attenzione durante i temporali perché potrebbero verificarsi anche qualche grandinata e delle raffiche di vento.
nell'augurarvi buona sera, buona serata e buona giornata per domani. Vi do appuntamento al prossimo bollettino. Buona serata a tutti.